Covid-19, Green Pass obbligatorio dal 6 agosto per l'accesso a diverse attività. Il certificato verde si ottiene con la prima dose di vaccino o con un tampone rapido fatto nelle 48 ore precedenti. Continua la campagna di vaccinazione in Sicilia. In un momento in cui crescono i contagi, la regione incentiva i residenti a vaccinarsi. Open day e vaccini in tour sempre più diffusi. Le acque delle coste della Sicilia sotto la lente di ingrandimento dei volontari e delle volontarie di Goletta Verde. 24 punti campionati, di cui 6 fortemente inquinati e 3 risultati inquinati. Daria Biancardi, protagonista degli spettacoli del fine settimana al complesso monumentale Santa Maria dell'Auspasimo per la rassegna estiva della Fondazione Brass Group. Il MAC, Museo d'Arte Contemporanea, Ludovico Corrao, a Gibellina è ritornata alla luce dopo un complesso riallestimento che ne ha ridisegnato interamente gli spazi, permettendo l'esposizione di 400 opere. Bentrovati alla seconda edizione del TG di Media News di venerdì 23 luglio. Covid Green Pass obbligatorio dal 6 agosto per l'accesso a diverse attività. Il certificato verde si ottiene con la prima dose di vaccino o con tampone rapido fatto nelle 48 ore precedenti. Vediamo. Sarà in vigore dal 6 agosto il nuovo decreto del Consiglio dei Ministri che prevede l'obbligo del Green Pass per l'accesso a diverse attività. Il certificato verde sarà necessario per ristoranti al chiuso, spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi. Sono esclusi dal Green Pass i centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione. Servirà anche nei bar, ma non per consumare al bancone, anche se al chiuso. Il Green Pass si ottiene con la prima dose di vaccino con tampone rapido fatto nelle 48 ore precedenti. Per chi si è guarito dal Covid è in vigore per 6 mesi dopo la guarigione. Lo stato di emergenza per il Covid, in vigore dal 31 gennaio 2020 e in scadenza il 31 luglio, è prorogato al 31 dicembre 2021. Cambiano i parametri per l'ingresso delle regioni, che sono oggi tutte in zona bianca, nelle fasce di rischio con più restrizioni. Resta di 50 per 100.000 abitanti l'incidenza per passare dalla zona bianca alla zona gialla, ma adesso saranno determinanti anche gli indicatori ospedalieri, cioè l'occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche. Quelli per entrare nella zona di rischio gialla sono fissati rispettivamente a 10 e 15% per le intensive e le aree mediche, 20 e 30% per entrare in zona arancione e 30 e 40% per le zone rosse, percentuale che resta invariata rispetto ai precedenti parametri. Il dettaglio del Green Pass: per cinema e teatri è obbligatorio anche se aumenta il numero di spettatori. Per gli eventi e le competizioni sportive in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quelle massime autorizzate all'aperto e al 25% al chiuso. Le discoteche restano chiuse ma arrivano 20 milioni di rimborsi. Per chi viola le regole c'è una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Se le violazioni si ripetono in 3 giorni diversi l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. Fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi sarà assicurato a prezzi contenuti. Continuiamo con l'emergenza sanitaria, continua la campagna di vaccinazione in Sicilia. In un momento in cui crescono i contagi, la regione incentiva i residenti a vaccinarsi. Open day e vaccini in tour sempre più diffusi. Incentivare la campagna di vaccinazioni è questo l'imperativo della regione siciliana, anche in considerazione dell'aumento dei positivi sull'isola. E in quest'ottica, e fino a martedì 27 luglio compreso, proseguiranno gli open days. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. Saranno somministrati sieri Pfizer e Moderna. L'obiettivo dell'iniziativa, che si affianca alle tante altre avviate dalle ASP e dai commissari per l'emergenza Covid, è immunizzare quanti più cittadini possibili e contrastare varianti virali su tutto il territorio regionale. Intanto a Palermo e provincia, hashtag VaccinQuartiere, la nuova iniziativa del commissario dell'emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, per accorciare ancora le distanze tra il vaccino e le persone, inviando loro squadre di giovani medici e infermieri per immunizzare a due passi da casa.
Martedì 27 luglio, dalle 10 alle 18, il camper della struttura commissariale con a bordo i medici USCA farà tappa all'Arenella, nel cuore del quartiere. Chi vorrà si potrà vaccinare a Piazza Tonnara, nei locali della gelateria Dolce Brivido, che li ha gentilmente messi a disposizione. Basterà prenotarsi presso il link della fiera ASP Palermo e portare con sé la tessera sanitaria e un documento di identità. Andiamo da loro, dichiara il commissario Costa, lo abbiamo già fatto con la campagna che ci ha portati nelle periferie a vaccinare chi era più in difficoltà. Ora lanciamo questo esperimento nei quartieri, a cominciare dall'Arenella, e lo estendiamo a tutti coloro che abitano nella zona, che passano di là, che vogliono prenotarsi e venire. L'ambizione sarebbe quella di fare lo stesso pian piano in altri quartieri di Palermo, sperando sempre che i contagi restino contenuti, in modo tale da poter continuare a destinare le USCA al potenziamento della campagna vaccinale. Stiamo facendo tutto il possibile per avvicinare il vaccino alle persone. Cambiamo decisamente argomento. Le acque delle coste della Sicilia sotto la lente di ingrandimento dei volontari e delle volontarie di Goletta Verde dal 6 all'8 luglio, 24 punti campionati di cui 7 fortemente inquinanti e 3 risultati inquinati. Ben 9 campioni hanno fatto rilevare parametri di inquinamento oltre i limiti di legge. Sono questi i numeri del bilancio finale delle analisi sulla qualità delle acque dei mari che bagnano la costa siciliana. Vediamo. Goletta Verde, come ogni anno, presenta i dati sul monitoraggio delle acque che vengono svolti dalla sua rete di volontari coordinati dall'Ufficio Scientifico di Legambiente. Qui per la Sicilia si è evidenziata una situazione piuttosto preoccupante. Su 24 punti monitorati, 9 sono risultati oltre i limiti di legge, in particolare 6 fortemente inquinati e 3 appunto inquinati. La situazione è molto preoccupante anche perché abbiamo rilevato l'assenza, diciamo, di cartelli di segnalazione relativamente appunto alla balneabilità in molte di queste località, e soprattutto rileviamo come l'Italia è sotto infrazione, sotto diciamo, procedura che prevede il pagamento di multe molto salate da parte dell'Unione Europea per quanto riguarda il mancato adeguamento degli impianti di depurazione, e un terzo delle soluzioni critiche in Italia deriva proprio da questa regione, dalla regione siciliana, quindi sicuramente una situazione da tenere molto sotto controllo. C'è anche la questione degli oli esausti, quindi anche delle cattive pratiche dei cittadini che possono appunto inquinare il nostro mare. La testimonianza è proprio quella della partnership con il CONOIL, il consorzio per il recupero degli oli minerali, che appunto testimonia un pochino come anche questo tema, quello dello smaltimento degli oli esausti, sia un problema che incide molto, perché si tratta di un particolare tipo di inquinante che anche in piccole quantità determina danni ambientali più piuttosto rilevante, e questa è una soluzione che deve essere monitorata in tutti quanti i litorali del nostro paese. Quale può essere un intervento a breve termine che può essere appunto risolutorio? Intervenire puntualmente su tutti quanti quegli impianti che non sono a norma, che sono malfunzionanti o che non sono per niente funzionanti nel peggiore dei casi. Garantire un monitoraggio costante di tutti quanti questi punti. Noi come Legambiente possiamo dare il nostro contributo attraverso anche il servizio SOS Goletta. Collegandosi su golettaverde.legambiente.it si può dare un contributo segnalando le situazioni di maggiore criticità. Voltiamo pagina, l'intervista a Luca Arena, un coraggioso giovane imprenditore siciliano che ha avuto il coraggio di denunciare i suoi estorsori. Per motivi di sicurezza, l'intervista registrata il 19 luglio, quando il giovane era a Palermo per rendere omaggio alle vittime della strage di Via D'Amelio, va in onda oggi, visto che Luca Arena ha già lasciato la Sicilia per tornare nella sua dimora in località segreta. Oggi ricorre l'anniversario della strage di Via D'Amelio e lei viene a Palermo per dare la sua testimonianza sull'importanza di quello che è la denuncia, sia per la società civile, sia sicuramente per un diverso approccio con la vita. Io scendo qui a Palermo per omaggiare questa giornata speciale per me, perché alcuni pensieri del giudice mi rispecchiano in vita. Quindi era il minimo, dopo 5 anni dalla mia denuncia, omaggiarlo oggi. Vogliamo ricordare lei chi ha denunciato e cosa? Io ho denunciato prima un'estorsione alla mia azienda, e dopo c'erano alcuni reati legati per questa azienda, e ho denunciato l'ambulanza della morte. E
L'ho fatto istintivamente, in un momento buio della mia vita, quando ero già sotto protezione per la prima denuncia che avevo fatto. È stata dura, però so che è giovato a me stesso per liberarmi da certi demoni che avevo dentro, no? Questo segreto, questa omertà, mi faceva vivere male. Quindi era il minimo fare quello che ho fatto per salvare me stesso. Se invece volevo condurre una vita fotocopiata come tante altre persone che abbassano gli occhi quando guardano un mafioso, io non sono fatto per queste cose. Io ho scelto come vivere, ho scelto come morire forse, però sono consapevole che oggi sono libero, infatti vengo qui liberamente a parlare con voi. Lei ha lasciato da allora la Sicilia e prima si è trovato in località segreta. Sì, la Sicilia mi manca sempre, però devo dire che quando io la vivevo tutti i giorni non l'apprezzavo. Questo allontanamento mi è giovato molto, non solo a, diciamo, capire chi mi stesse veramente accanto, ma soprattutto che ogni volta che io riscendo, metto piede qui in questa terra, gli do il giusto peso, il giusto senso e ammiro cose che prima non vedevo. Se lei dovesse, per concludere, dare un messaggio a tanti imprenditori che lavorano in Sicilia sull'importanza della denuncia, cosa direbbe? Io non lo so, io posso guardare quello che mi è capitato a me e quello che mi circondava a me. Quello che capita a ogni imprenditore lo sanno loro, però io posso dire una cosa, come ho detto prima, se volete salvare voi stessi da qualcosa che vi turba, e turberà la vita dei vostri familiari, di chi vi circonda, che non vi fa crescere, non vi fa sentire liberi, cercate di liberarvi, non per forza con la denuncia, ma dicendo in faccia, io non ti pago più, così tu ti liberi veramente. Poi se serve l'aiuto delle forze dell'ordine, loro ci saranno sempre, come ci sono stati nel mio caso. 21 milioni di euro per potenziare la raccolta dei rifiuti differenziata in Sicilia. 17 nuovi centri comunali di raccolta per i rifiuti e 13 progetti per il potenziamento, l'ampliamento e l'adeguamento di strutture esistenti. A finanziarli con oltre 21 milioni di euro il governo Musumeci, con l'obiettivo di incrementare la raccolta differenziata e aiutare gli enti locali nella gestione del servizio. Il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha pubblicato l'elenco dei progetti a firma del dirigente generale Calogero Foti, con i punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti dal bando. Le risorse provengono dal FERS 2014-2020 e già sono stati emessi i primi decreti di finanziamento. Un ulteriore tassello, sottolinea l'assessore regionale a ramo Daniela Baglieri, messo in campo dal collega Alberto Pierobon, è da noi completato per migliorare ancora di più la gestione dei rifiuti nei territori, garantendo un servizio più efficiente per i cittadini. Con i nuovi centri o con il potenziamento di quelli esistenti, i comuni potranno incentivare la raccolta differenziata per procedere a un definitivo cambio di passo nel sistema di smaltimento nell'isola. Questi i 17 nuovi centri, ai quali sono destinati quasi 16 milioni di euro. Casteltermini, Castrofilippo, Eraclea Minoa e Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento, Gela, Resuttano e Riesi nel Nisseno, Piedimonte Etneo, Acicatena e Palagonia in provincia di Catania, Gaiano, Castelferrato nell'Ennese, Mazzarà, Sant'Andrea in provincia di Messina, Misilmeri, Conte Sentellina e Baucina e Palermitano, Acate in provincia di Ragusa. Questi i 13 centri invece che verranno adeguati, ampliati o potenziati con 5,2 milioni di euro: Memphis, Sciacca e Burgio nell'Agrigentino, Butere in provincia di Caltanissetta, Bronte nel Catanese, Piazza Armerire in provincia di Enna, Santa Lucia del Mela nel Messinese, Termini Imerese e Cefalù in provincia di Palermo, Francofonte e Sortino nel Siracusano, Modica e Pozzallo in provincia di Ragusa. Istituto Zootecnico di Palermo ha avviato il programma che consentirà alle aziende siciliane di classificare in base alla razza di appartenenza i propri animali.
Già da ieri l'Istituto Zootecnico sta ospitando alcuni vertici dell'Associazione Italiana Allevatori e dell'Associazione Nazionale della Pastorizia, che è l'ente selezionatore per gli ovicaprini. L'Associazione Italiana Allevatori invece è l'ente terzo delegato dal Ministero che segue il programma ministeriale dei controlli funzionali. Questa visita sostanzialmente nasce dalla necessità di risolvere un problema che si è creato all'inizio del 2017 nelle aziende zootecniche siciliane, in particolare negli allevamenti ovi caprini. Dopo la chiusura e il fallimento dell'ex Aras, praticamente queste aziende sono rimaste senza le necessarie valutazioni morfologiche che consentivano l'attribuzione della razza ai loro animali, per cui oggi questi animali fino ad oggi sono classificati come meticci, il che non è previsto, diciamo, all'interno del regolamento che gestisce i libri genealogici. Perfetto, oggi i controllori assieme ai tecnici dell'AIA e della Sonapa sono in giro in alcuni allevamenti della provincia di Trapani e del Palermitano, proprio per testare un nuovo sistema informativo che consente di risolvere questo problema. Tutto inizierà i primi di settembre, saranno visitate tutte le 300 aziende che sono di ovicaprini che sono sottoposte ai controlli funzionali e si regolarizzerà questa situazione, che è un fatto importante per gli allevatori, soprattutto per la selezione e il miglioramento genetico. All'Istituto Zootecnico per la Sicilia oggi abbiamo degli ospiti che sono praticamente i vertici apicali dell'AIA di Roma. È un progetto iniziato nel 2019, programma ministeriale che oggi stiamo portando avanti come Istituto Zootecnico. Cercando praticamente, prima abbiamo anagrafato tutti i bovini di tutte le aziende di tutta la Sicilia, adesso stiamo cercando anche di ottenere la certificazione degli ovini e dei caprini di tutte le razze, dalla Argentana alla Comisana, dove verranno prelevati dei campioni di latte e anche della carne, verranno analizzate qua presso il nostro laboratorio per poi eventualmente rilasciare la certificazione di queste razze autoctone di queste ovine e caprini. Da quasi un anno noi siamo qua a tutela degli animali, siamo un'associazione di guardiaboschi, quindi tutelando ovviamente lo star bene degli animali e la loro tutela. Questo rappresenta un esempio di buone pratiche. Attraverso una convenzione si riesce ad attribuire compiti e funzioni specifiche ad un ente che andrà a certificare i nostri ovini e che garantirà quindi la qualità del prodotto a tavolo. Questo significa poter garantire sicurezza a tavola, ma significa anche aiutare questi nostri produttori che nel mercato si potranno imporre attraverso la forza di una certificazione che garantisce che si tratta di una produzione autoctona, che quindi ha un valore particolare e che va nel mercato rispettata in quanto tale. Rientriamo in studio, Daria Biancardi, vincitrice di All Together Now su Canale 5, protagonista degli spettacoli del fine settimana al complesso monumentale Santa Maria dello Spasimo per la rassegna estiva della Fondazione Brass Group. La voce nera e graffiante siciliana di Daria Biancardi, protagonista di un concerto dedicato alla regina della black music Aretha Franklin, accompagnata dall'orchestra jazz siciliana diretta dal maestro Domenico Rina. Lo spettacolo andrà in scena stasera e domani con doppio turno, ore 20 e 22, presso il complesso monumentale Santa Maria dello Spasimo per la rassegna della Fondazione The Brass Group. Per me lavorare col Brass Group è veramente una grande emozione ogni volta, ormai mi sento anche parte della famiglia, devo essere sincera, mi arrogo anche questo sentimento, perché comunque col maestro Reina, con i ragazzi dell'orchestra, i maestri, il maestro Garcia, ormai abbiamo una grandissima sintonia, per cui sono sempre molto felice di collaborare con loro. Questo poi è veramente un momento in cui chiaramente
fare i live, fare i concerti, gli spettacoli dopo un anno così duro chiaramente riempie il cuore. Domenica a Bagheria, Palazzo Butera, il concerto di musica da camera e operistica con il tenore Salvatore Di Blasi, accompagnato al pianoforte dal maestro Claudio Gallina. Il concerto è inserito nel cartellone della quinta stagione concertistica Città di Bagheria. Concerto del duo lirico Di Blasi Gallina, appunto, che riprende la quinta stagione concertistica Città di Bagheria e che è arrivata al 50esimo, questo sarà il 50esimo concerto della stagione concertistica. Per la prima volta all'interno della stagione concertistica Città di Bagheria sarò io in qualità di tenore a fare questo concerto insieme al maestro Claudio Gallina al pianoforte, dove sarà un repertorio cameristico e anche operistico. Ci saranno momenti anche, diciamo, più leggeri come musica classica napoletana. Insomma, cercheremo di fare una serata evento dove la musica vocale tiene in considerazione anche sarà un percorso storico dal 600 fino ai nostri giorni, anche compreso Morricone. Quindi la stagione concertistica riprende con un concerto fatto da me, devo dire la verità, una rarità. L'ultimo che ho fatto a Bagheria da tenore sono stati almeno 15 anni fa, quindi un po' di tempo è passato. Poi ci sono stati sempre piccoli interventi nei vari concerti della stagione concertistica, ma proprio delle piccole parentesi vocali. Il concerto sarà appunto domenica 25 alle ore 21, sarà a Boremans di Palazzo Butera in Bagheria. Da quest'anno la stagione concertistica avrà un cambio di assessorato, sarà sotto patrocinato dal Comune di Bagheria, sotto l'assessorato al turismo del dottor Brigida Alaimo. L'idea appunto di cambiare anche assessorato perché in realtà la musica buona colta come la nostra porta tanto turismo a Bagheria. Pensiamo che nelle stagioni precedenti, quando non c'era la situazione del Covid che ha chiaramente danneggiato tante cose, avevamo addirittura in un intero anno calcolato circa 14.000 presenze nell'intera stagione concertistica Città di Bagheria. Chiaramente sarà anche presentato un cartellone molto ricco, all'interno di questo cartellone ci sarà anche la presenza del grande soprano Desirée Arrancatore, del Teatro Massimo di Palermo che verrà a Bagheria. Ci sono tante cose belle, ci sarà la ripresa anche del Festival Nazionale dei Cori, arriveranno dei cori pure da Roma a Bagheria. Tutto questo avviene proprio perché cercheremo in qualche modo di portare avanti le iniziative culturali del nostro territorio come sempre abbiamo fatto, e in particolar modo da quest'anno che io sono anche presidente regionale della In Corso Inside Sicilia Federcori, dove ci sono federati, sono presidente di 80 cori. Quindi tutto diventa una grande macchina culturale e musicale per favorire a Bagheria. Chiaramente siamo sotto Covid, ci saranno dei posti contingentati secondo le normative del Ministero e sarà aperto a tutti liberamente fino ad occupare i posti necessari. Certo, non saranno molti, cercheremo di fare delle dirette Facebook per poter seguire l'evento. Il MAC, Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao a Gibellina, è ritornata alla luce dopo un complesso riallestimento che ne ha ridisegnato interamente gli spazi, permettendo l'esposizione di 400 opere, il doppio di quante erano esposte prima della chiusura, ma solo una piccola parte delle oltre 2000 che compongono l'intera collezione, la più vasta del Sud Italia. Ascoltiamo l'intervista. Quando si riallestisce un museo, come in questo caso, quando c'è comunque una nuova vita di un museo, e se questa cosa avviene nel meridione, nel centro-sud, se avviene poi in Sicilia, è un evento molto molto importante. Da sottolineare l'impegno dell'amministrazione comunale, del sindaco Sutera, dell'assessore alla cultura Bonifacio. Se non ci fosse stata la passione che c'è stata, la motivazione che c'è stata alla riapertura, al riallestimento, non avremmo potuto vedere questa meraviglia, e assicuro che è davvero molto molto emozionante poter rientrare in questo meraviglioso luogo e insieme poter rivedere quello che significa Gibellina nella cultura per e nella cultura italiana. Oggi è un giorno importante perché riconsegniamo dopo sei lunghi anni, anche difficile dal punto di vista burocratico, riconsegniamo finalmente alla città
ma non solo alla città, riconsegniamo alla Sicilia, riconsegniamo all'Italia e oserei dire che consegniamo questo patrimonio al mondo intero. Viene restituito alla collettività internazionale, alla cultura internazionale, il sogno di Ludovico Corrao. E il sogno di Ludovico Corrao era quello di raccontare la storia dell'arte italiana a tutto il mondo, l'identità di questa Italia che dal Rinascimento ad oggi ha costruito bellezza. E questo museo racconta bellezza. Possiamo dire che il futuro di Gibellina è nel suo passato, nella capacità di saper raccontare la tragedia e la speranza, la demolizione e la ricostruzione. E io sono contento che l'amministrazione comunale abbia trovato la forza, la tenacia, la perseveranza per realizzare un museo che diventa soltanto la prima tappa di un processo di riqualificazione e valorizzazione di tutta la Valle del Belice, cui la Regione Siciliana ha già destinato decine di milioni, a cominciare dalla riqualificazione del Cretto di Burri. La prima impressione del Cretto è di trovarsi di fronte a un'opera che è equivalente alle opere della Magna Grecia, quindi una grande continuità con la storia, un'opera di grande dimensione che però comunica una grande emozione, quindi non è solo una costruzione di cemento ma racconta una storia, cela una storia, una sorta di ricordo di un territorio che aveva bisogno dell'arte per trasformarla in una grande emozione, quindi da una tragedia a un'emozione, questo è quello che trasmette il Cretto. Ancora grande partecipazione di pubblico per la seconda serata di Gelato e Pizza Village, la manifestazione che si terrà al Parco Villa Tasca a Palermo sino a domenica. Grande partecipazione di pubblico per la seconda giornata di Gelato e Pizza Village all'interno del parco di Villa Tasca a Palermo. Musica, grazie alla band Per colpa del Blasco, tributa Vasco Rossi. Sai cosa c'è? Ogni cosa resta qui. Qui si può solo piangere. Più nostalgici, musica vintage con i Disco Ring 80. Tante risate grazie allo spettacolo del duo comico Toti e Totino. Andiamo con ordine perché dobbiamo conoscere i fatti e le persone. Dobbiamo conoscere i fatti e le persone. Cominciamo da lui. Chi è questo uomo di qua? Salvatore Zappatore, piacere. Dobbiamo conoscere i fatti e le persone. Chi è questo uomo? Salvatore Zappatore. Chi è questo uomo di qua? Salvatore Ancora! Allora perché me lo chiedi? Esilaranti intrusioni di Ivan Fiore. Ma mia azienda, ho fatto i gelati buonissimi. Questa è la mousse, è buonissima. Mi piace la mousse? Sì. Posso pubblicizzare la mousse, signore? Sì. Musuki! No! Musuki! No! No! Musuki a 5 euro, signore! No! Musuki a 4 euro, signore! Ma no! Musuki gratis! No! Non sono mancati momenti di degustazione di pizza e gelato ed esibizioni di maestri del settore. Siamo stanchi ma felici di aver riportato le famiglie palermitane a poter fruire intanto di uno spazio fantastico come è la location del Parco Villa Tasca. Onestamente devo dire che è veramente una location strepitosa. E poi il fatto appunto di ricominciare, di ritornare alla normalità, ritornare a vivere, ritornare a poter fruire di momenti di spensieratezza, di gioia, di felicità. Venerdì ci sarà uno spettacolo per i bambini fantastico. Io veramente invito le famiglie, soprattutto i bambini, a vedere questo spettacolo di danza, di fuochi, di bolle di sapone. Insomma, sarà veramente una danza acrobatica, assolutamente sì. A parte che il pomeriggio sul prato del Parco Villa Tasca, la sera poi saranno sul palco.
In finale all'ITF di Torino, prima e poi quarti al WTA 250 di Losanna. È un mese di luglio da ricordare per Lucia Bronzetti, 22enne riminese di Villa Verucchio, che ha voglia di stupire ancora. A Palermo Ladies Open ha usufruito di un wild card. In una settimana ha guadagnato 51 posizioni nella classifica mondiale. Sono molto contenta dei risultati che ho ottenuto in questo mese e non mi aspettavo tutto questo, anche tutta questa visibilità, tutte queste interviste non me l'aspettavo, però non le vivo male, diciamo che non mi metto pressione, continuo per la mia strada e per quello che sto facendo. Ancora sono nel mood che non capisco niente. E quindi ancora non ho bene realizzato, probabilmente realizzerò le prossime settimane quando mi guarderò indietro e vedrò quello che ho fatto. Ho fatto più di quello che pensavo, però ancora sono in gara e spero di andare avanti il più possibile. Pensavo peggio, comunque lo staff è molto ben organizzato, le fisio ti curano i minimi dettagli e quindi mi sento abbastanza bene. Sapevo che prima o poi sarebbero arrivati perché stiamo lavorando bene da tanti anni e quindi lavorando ogni giorno e dando sempre il massimo e prima o poi i risultati arrivano. Non mi aspettavo tutto in questo momento, però sono contenta. Il mio sogno era quello di giocare i grandi slam e quello che mi piace di più, che mi affascina di più da sempre è New York e sarà anche il primo slam che andrò a giocare. Sicuramente sarà una partita molto difficile perché lei appunto è molto in fiducia e gioca molto bene. E quindi spero sia una partita lottata e spero di riuscire a portarla a casa. Io so che sarà una partita difficile dal suo punto di vista, però insomma comunque è molto in fiducia, quindi anche lei ha delle sicurezze e anche lei darà il massimo e proverà a vincere. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News.